Attenta che così butti giù a me. Oddio. Bravissima. Mi sono incastrata. Mi sono incastrata. Ok. Ho sfruttato. Questo tenere il controllo. Riprendi il controllo. No. L'albero. Ma siamo lontani dal buttarlo. Guarda come lo schivo. Jux. Vai che cade di sotto. Guarda. Scusami. Guarda che dimmi che cade. Io non sono morta. Io non sono morta. Ce l'abbiamo fatta. Come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è Giocare in Magia a 5 con Steph il professore. Il ritorno. E cosa dovrò imparare oggi? Oggi ti voglio insegnare a guidare su GTA 5. Io so già guidare, non ho bisogno. No, tu non sai guidare come dico io, perché ci sono delle tecniche segrete che tu non conosci. E oggi dovremo affrontare le gare di sumo con le macchine. Le conosci? Assolutamente no. Quindi hai bisogno che qualcuno ti insegni. Sei pronta? Ok, ci sto. Allora, per fare questo tipo di cose dobbiamo usare una macchina che di sicuro ti piacerà tantissimo. Quella lì in fondo è gigante. Già. Lo sapevo, lo sapevo. Le prove saranno difficili, quindi ti voglio concentrata. Potrai fare la tamarra per una volta, quindi ti voglio carica, eh. Ok, ok, ci sto. Ok, siamo pronti per la prima prova. Sai cosa dovrei fare? Andare in queste stradine? No, devi scalare la montagna. Vedi quella cucuzzola lì in alto a destra? Dovrei arrivare fino a lì sopra. Ma perché dobbiamo andare su una montagna? Allora, non conosci le gare di sumo. Devi essere pronta a tutto, quindi vai, sali. Vado? Sì, vado. Sì. Impavida, non me ne frega nulla. Esatto, devi... Attenta, devi puntare, vedi, lì in alto. Vedi, la parte più alta di tutte. È lontanissimo. Vai. Io credo in te. Hai una macchina tamarra. Tu quando hai le cose tamarre dai il meglio di te, quindi ce la puoi fare. Attenta adesso perché devi riuscire a fermarti sul cucuzzolo. Aspetta, è questo un cucuzzolo? No, è questo. No, aspetta, ho perso un attimino il conto. Cos'è questo posto? No, okay. Siamo a posto. Prima prova completata. Bello. Allora, adesso... aspetta. Che, avendo visto quello, mi è venuto un dubbio. Vedi quella palla? Aia. Yeah. Sto cadendo. Ma cosa? Ma l'hai fatto di proposito? No. Ma... si è azionata da sola, non c'entra niente. Sei senza rispetto. Non c'entra niente. Allora. Ok, che vuoi fare? Sparare a quella palla. Secondo Perché? Me crolla. Guarda, lo vedi? Aspetta che arrivo. Sta rotolando di sotto. Ma la vedi solo tu che rotola, la mia immobile. Sparare col bazooka. Non ne ho colpi. Devi Guarda. Riuscire a tenere il controllo. Guarda. Questo tenere il controllo. Riprendi il controllo, no, l'albero. Ecco. È impossibile. A mia discolpa dico che è impossibile. Allora, i danni della macchina chi li dovrebbe pagare? Ma non si è fatta nulla, guarda. Ma cosa? Ancora cammina, quindi l'importante è quello. Sali? Ok, aspetta. Bravissima. Aspetta, ci siamo. Ci siamo, eccoci qua, guarda. Eccoci qua. Devi continuare, la discesa non è finita. Ma sì che è finita. No, io vedo ancora montagne. Ma non ha senso questa lezione. Sì, perché quando fai sumo devi far slittare bene le ruote. Vedi, tu ti capovolgi. Non sei abbastanza brava. Ma non ha senso. Non sei un tutt'uno con questa macchina. Ma non mi fermo più. Ecco. Ok, allora in pratica siamo tutti sopra delle macchine. Non possiamo scendere dalle macchine. L'obiettivo è buttare gli altri giù di sotto, farli esplodere e non cadere. Quindi devi riuscire a non cadere e a buttare gli altri di sotto. E non capisco come questo però si colleghi al nostro insegnamento, a Hai presente che mi quando prima? Salivi sulla montagna e sentivi la brezza del vento? No. Dovrai avere la stessa sensazione. Comunque abbiamo la Dan Buggy come macchina. Non me le ricordo, non ce allora, la fa vedere. Va benissimo. Sto capendo. Quindi tu mi hai insegnato a saper andare sulle montagne per poi riuscire a buttare giù gli altri, giusto? Bravissima. Prendi quando prendevi gli alberi in pieno? Devo prendere i player. Brava. Vedi, ha senso. Cavolo, abbiamo okay. una macchina di merda. Ok, io non so cosa possiamo fare Dove con queste macchine. Altri? Davanti a noi. Li vedi? Ma sono attenta, bellissime attenta. Queste macchine. Perché loro hanno macchine più fighe e sono giganti? Stai attenta, nasconditi dietro le foglie. Uno è caduto da solo? Io ne sto cercando di buttare uno giù. Sì, ma occhio, stai sfidando un gigante. Ma perché è così grande lui e noi abbiamo queste Perché potevamo macchinette? Scegliere e abbiamo scelto male. Ma non è vero. Concentrati, ricordati tutti gli allenamenti fatti. La scalata in montagna in cui ho rotolato. Forse cade da solo, continua a schivarlo quello stavo, grande. Stavo spingendo a te, ho sbagliato. Tu pensa a schivare. Aiuto. No. Quello grande mi sta puntando. Ti prego. Forse cade. Aiutami. No, cado io. Boom. Sono caduta. No. Il tuo allenamento faceva schifo.
Non serve a niente. Secondo me, per battere quello grande, dobbiamo riuscire a schivare quando siamo vicini ai cosi e lui va dritto e cade da solo. Allora, puntiamo tutti quello. Secondo me ha senso. Se scendiamo in due, riusciamo a buttarlo. E io ti ho seguito. Cioè, mi hai seguito davvero? Dai, eravamo appena iniziati, non mi aspettavo ci fosse il burrone istantaneo. Ti ho visto andare convinto, ho fatto cavolo, lo dimmi... seguo. Quando me ne sono accorta ero già in volo, cioè che cavolo. Dimmi che se ti aspettavi il trampolino per la morte. Assolutamente no. Se si muove come un topolino. Aia, aiutami. A Ok, che devo sono scappato, sono scappato, allora, scusami. Attento, attento, mettiamoci bene, non colpiamo. Guarda, dai, ma non può non cadere, non può durare 10 minuti sta cosa. Buttalo, buttalo. Buttalo ma siamo giù. lontani dal buttarlo. Guarda come lo schivo. Jux. Vai che cade di sotto, guarda. Scusami. Guarda che dimmi che cade. Io sì, non sono morta. Sì, io sì, non sì, sono sì, morta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mi sono incagnata qua e non sono morta. Hai visto il giochettino che gli ho fatto? Ce l'abbiamo fatta. Mi sono spostato un po'. Dai, 3-1. Ma era troppo. Io mi ci sono tirata tipo a kamikaze. Ho detto così: se cado io, cade anche lui. E comunque vinciamo perché c'eri tu al sicuro. Esatto. Era worth in ogni caso. Che macchina abbiamo? Bruttissima. È una specie di smart. Qualche brutta, sì, una smart minuscola. Praticamente stiamo in una la mappa. Ma mi è diversa ancora, guarda. Siamo sopra un hotel e dobbiamo far cadere gli altri in piscina. Siamo tutti contro tutti. Attenta. Quindi... Ok, no, non eri tu. Allora, uno dietro, uno dietro. No, non prendertela con me. Dobbiamo buttare tutti giù. Non ero io. Punto all'altro. Quasi. Aspetta. Occhio. No, è piccolino, è difficile da colpire. È piccolino, non riesce a prenderlo. Boom! Maledetto. No, guarda. Jux. Cavolo. No. Attenzione. Mancava pochissimo. Stiamo barando di brutto. Guardalo, guardalo. È caduto da solo. Ok. Adesso? È il tempo della verità, mia cara. E adesso? Ma c'hai una macchina che è il doppio della mia, però. Ma è meglio la tua, Jux. Perché sgusci. Sgusci. No. Cioè, ti sei suicidato e ho vinto. Ma che cavolo. Pensavo che da lì non si potesse cadere. Ma sinceramente, che partita è? Ma dai. Scusa, tu pensavi che lì si morisse? È certo che l'ho pensato. Io pensavo fosse solo alla piscina. Ma come hai fatto a pensare? Ma che palle. Troppo allenamento. Steffi il professore too good. Attenta che così butti giù a me. Oddio. Bravissima. Mi sono incastrata. Mi sono incastrata. Ok. Ho sfruttato. Questa scena è stata bellissima. C'è uno dopo l'altro. Cioè, siete andati tutti su di me. Sono rimasto lontano perché mi avete distrutto. Sono tornato, ho dato una spintina. E sono volati tutti di facile, sotto. Facile, ho pulito la strada. Oh, una vittoria a testa. Questa volta mi dovrei per forza mettere 5 stelline come voto da professore. Come sempre, Steph, professore, fa schifo. Ma se non sai insegnare nulla, cioè ti devi arrendere. Allora. Risolviamo a pugni, guarda. A pugni, perché è l'unico modo come fanno i veri uomini. Aia. Scusi signore, deve aspettare un attimino. Aia. No dai, smettila, mi stai facendo male. L'intento è quello. Aia, smettila. Mi hanno aspetta, pure... mi hanno investito, aspetta un attimo. Ah, sei già morto? Sì. Guarda, infierisco sul tuo corpo. Questo è quello che ti meriti, non sei un bravo professore. Beh ragazzi, il video finisce così, se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.